Ma dai, aspetta, questo wishy-washy gli dà più allocura. Ma c'è un Pikachu! C'è un Pikachu dove? Lì! Non lo vedo. Aspetta. No, aspetta, il Pikachu lo voglio. Oh, l'ho ucciso! Bravo Pikachu! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su questa serie dedicata a Pixelmon, la mod di Minecraft dedicata ai Pokémon. Sono sempre con Nicolò. Ciao Nico. Buongiorno. E cosa facciamo? Cosa facciamo oggi con... Aspetta, riprendi la partita, ok. Qual è il programma di oggi? Cosa facciamo? Il programma di oggi sarebbe in teoria tornare alla prima palestra. Perché e provare a batterla. Aspetta, perché dobbiamo tornare alla prima palestra? Spiega un po', io intanto sono in mezzo sugli alberi e mi ammazzerò. Perché dobbiamo tornare alla prima palestra? Dobbiamo tornare alla prima palestra perché ogni palestra che incontriamo sarà sempre di livello più alto. Quindi per... Questo perché la dinamica di gioco vuole così? Sì. Cioè ogni palestra che incontri, il gioco permette che sia di livello più alto della prima. Della precedente. Quindi dobbiamo per forza battere la prima palestra per andare avanti? Per andare avanti sì, dobbiamo per forza battere la prima palestra, il problema è che siamo andati molto avanti. E tra l'altro, la mappa era con... J. Non so se l'hai cambiato. Oddio, forse no. Non ho capito cosa ho fatto, vabbè. Io avevo messo però un'indicazione. Ah sì, qua, missione tempio. E dove avevo messo io? Dobbiamo tornare qua, giusto? Sì. E se vuoi ho anche capito come togliere il waypoint. Beh, come toglierlo adesso non mi interessa, poi te lo chiederò. Aspetta, il server sarà... Startato tra qualche secondo per aggiustare il sistema di caricamento. Lo sto facendo, vabbè. Ok, siamo tornati. Il server si è riavviato. Benissimo, dicevo, a questo punto utilizziamo il waypoint per tornare indietro, giusto? Sì. Però io il waypoint... Sei là. No, io ti vedo, sei qua. Allora. Io il waypoint non lo vedo però così vicino. Dobbiamo proprio andarci a mano. Ah no, sì che c'è, eccolo là. Vabbè, torniamo indietro a sto punto. In barca, giusto? Sì, peccato che io non vedo il waypoint, quindi... Ah, lo vedo io, è da questa parte. Vuoi fare il raid qua davanti a noi? Scusa, sto guardando... Sì, fatevi se ci sei bloccato. Sto guardando la mappa. Il raid che cos'è? Quello? Raggio lì. Non so cosa sia. Dici di farlo? Se vuoi, sì. Non vediamo il Pokémon, se è troppo difficile magari lo saltiamo. Va bene. Wooper dovrebbe essere abbastanza facile. Proviamo? Avvicinati un po' più. Tasto E. Allora, aspetta, tasto E. The energy in this den is all in use, mi dice. Cosa vuol dire? Cos'è che c'è scritto? The energy in this den is all in use. È tutta utilizzata. No, però aspetta, adesso è cambiato qualcosa. Start ride. Scegli il Pokémon e poi startiamo. Il mio? Sì, io ho scelto Staravia. Hai idea? Ah no, ci dice che è un Pokémon di acqua, giusto? È acqua terra. Acqua terra. Non mi ricordo più qual è. Come si chiama questo qui? Chi? Quello che è equipaggiato adesso? Non mi ricordo più cos'è questo. Pachiriso in teoria è un tipo. Normale elettro. O solamente elettro. Elettro contro l'acqua va bene, quindi ok. Io scelgo Staravia che in teoria contro la terra dovrebbe essere abbastanza buono. Mm-hmm. E possiamo startare. Quindi tu hai cominciato il combattimento praticamente, ho capito bene? Sì. Oddio, adesso cosa devo fare? Ti consiglio di allargare la visione. Ah, vedo, infatti. Adesso devi scegliere la mossa. Scelgo, facciamo attacco rapido. Un topaciso c'ha 4 di vita. E devi scegliere contro chi farlo. Oddio. Puoi farlo anche contro te stesso o me. Contro di lui, ovviamente. Non sapevo, non mi ricordavo che fosse messo così male il mio Pachiriso. Non posso cambiare Pokémon, giusto? No, dopo che ne scegli uno.
rimane quello. Fino alla fine. Ti spiego le regole dei raid. Sì. Sono 10 turni di raid. I turni li vedi a destra. A destra dove? Ah, turno 1, ok, siamo al turno numero 1, ok. E devi cercare di togliergli tutta la vita. Non lo puoi catturare, ma appena finisce la battaglia avrai un'opzione di catturarlo. Va bene. Se ammazza 4 Pokémon, il raid finisce prima dei 10 turni. Esatto. Ok. E se noi lo ammazziamo prima dei 10 turni, altrettanto, giusto? Ok, ma questo Hitmore e questo Wishiwashi sono, cioè, partecipano così. Sono bot. Ok, perfetto, quello che volevo capire. Però questo si è ricaricato l'energia, o sbaglio? Non capisco perché continua a curarsi. Allora, Prova a fargli Growl, che in Ruggito. teoria Io ho gli provato a fare ruggito. Ruggito, vediamo cosa succede con L'ho Ruggito. fatto anche io Ruggito, che in teoria gli dovrebbe togliere o l'attacco o la difesa. Se è l'attacco è inutile, se è la difesa è buono. Staravia usa L'attacco, ok. ruggito. L'attacco allora è Attacco, molto ho inutile. fatto attacco anch'io. Hitmore usa Dyna attacco, ma fallito. Un'altra cosa, che se sconfiggiamo il Pokémon ci dà dei reward abbastanza buoni, Ok. delle ricompense buone, come delle caramelle per esperienza o anche degli oggetti, Questo usa magari. mulinello, annulla l'attacco. Piove forte e quindi? Quindi quando piove significa che gli attacchi di tipo fuoco fanno meno danno e gli attacchi di tipo acqua fanno Ah, più ok, danno. va bene, faccio attacco rapido perché a questo punto è l'unico che posso utilizzare. Non hai neanche una mossa di tipo elettro? Ho una pazienza, no, pazienza, ma non credo che faccia nulla, pazienza. Pazienza, mi sembra. Dopo provo a sto punto, vediamo cosa fa. Non mi ricordo cosa fa. Però cioè, l'ho visto la mossa, ma non mi ricordo. Attacco rapido è quello che ho fatto io, gli ho tolto pochissimo. Sto cercando di capire cosa fa la mossa pazienza, adesso te lo dico. Ma che livello è questo Wooper? E in teoria sono tipo 10-15 livelli sopra il tuo. E i Pokémon aiutanti sono di solito sempre scalati a livello del tuo Pokémon. Ma dai, aspetta, questo Wishiwashi gli dà pi A pi pi. locura! Allora possiamo anche abbandonare perché Direi. ci avrà l'abilità. Si chiama assorbimento dell'acqua. Cioè che praticamente quando un altro Pokémon gli fa un attacco d'acqua lui si Certo, lui cura. assorbe. Questo è un Pokémon di acqua e ecco perché si Allora ricaricava. Non era solo lui, era pure il Wishiwashi che lo ricaricava. abbandoniamo la battaglia. Direi di sì. Valuterei di farci una base per lasciare le cose da qualche parte, se no c'ho sempre l'inventario pieno. Poi magari non serve a niente. Aspetta che questo qua 8 potrei riuscire a batterlo E mi sta invece. combattendo a me. No, l'ho combattuto io. Livello 8 e contro livello 7, vediamo se ce la faccio. Io sono livello 14 contro livello 16. Cioè 13. Ah no, mi ha ucciso il Pachirisu. No, non vale. E allora andiamo con PJ. Non è bello PJ. Sì, ma c'è un'altra palestra qua. Soltanto che è un'altra, appunto. E quindi sarà più forte di quella precedente. Se Il che non va bene. vuoi qua c'è un raid con un Pokémon di tipo erba. Per te è più facile. Adesso Perché c'è vedo, un prima vedo di uccidere questo Sentret. Ok, dovrei guarire il mio Pokémon. Aspetta, ricordami un secondo, la prima palestra, che elemento era? Erba? erba, sì. Quindi erba, cosa si usa per combattere erba? Beh, Poco. allora c'è da usare Charmander, a questo punto ce la posso fare. Tu sì, io no. Ho il Charmander di livello 12, stavo allenando Pachirisu, ma a sto punto alleno Charmander. Allora, il tempio è dritto per di qua. Torniamo là a sto punto o vogliamo fare base da qualche parte? Guarda la. Beh, qua c'è un altro villaggio, però prima direi, quanto è lontano l'altro villaggio?
Il tempio di prima? Allora, 400 metri. Direi avviciniamoci lì e magari facciamo una casa lì vicino. Va bene, ma allora andiamo verso di qua. È da tutt'altra parte di qua. Ma È c'è un un Mimikyu. Pikachu! C'è un Pikachu dove? Lì! Non lo vedo, No, aspetta. aspetta, aspetta, il Pikachu lo voglio. Vedi, anche il livello è. È un livello 12 pure. Ah, ce la puoi fare, dai. Io Esatto. sono dal Pikachu. È livello 12. Lo Se vuoi lo so. posso catturare io e te lo No, scambio. no, no, lo voglio io. Aspetta, Va bene. devo... Pikachu! No. Voglio guardare la battaglia del secolo. Dai però! Pika. Continua a scappare. Sì! Metto una Pokéball, non ce l'hai? Oh! Guardiamo la battaglia. Allora, attacco rapido! Poco danno. Ma con il 7 sì, adesso passo con Charmander. Gli hai dato un colpo giusto per fargli fare l'esperienza. Esatto. Ora andiamo col Charmander. Tra l'altro non devo esagerare perché non voglio mica ucciderlo. È però un livello più in alto, non è che gli farà troppo Beh, danno. ma il Pikachu lo voglio. È un elettrico e lo uso al posto dell'altro che non mi sta dando soddisfazione. Il Gli Pikachu in faccio teoria adesso un dovrebbe già graffio. avere. Dovrebbe già avere una mossa. Esatto. Vediamo adesso di controllo. Pikachu. La prima mossa di tipo elettrico ce l'ha livello 1, quindi. Quindi ciao, La. Faccio un Poi altro ce n'ha un. graffio. Ce n'ha un'altra proprio a livello 12, quindi. Benissimo. Lo cattura e ce l'avrà già probabilmente. Non c'è la mossa di tipo fuoco? Attacco paralizzato. Mi ha paralizzato? Sì, è la sua abilità. Abilità statica. Bravo! Beh, quindi se uso graffio non gli fa niente. No, Perché sono praticamente paralizzato. l'abilità statica è praticamente quando. Colpisci un No, Pokémon con l'abilità statica, no. c'è la possibilità che il Pokémon che lo attacca diventi paralizzato. Ho capito. Beh, faccio un altro attacco, poi provo a catturarlo a questo punto. Prova magari a farlo diventare vita rossa, se riesci, se no anche vita gialla va bene. Se hai Proviamo. bisogno di Pokéball te le posso dare. No, no, me ne date già 15 la volta scorsa. Pika. Ah. Se non ti bastano. Dai, 33% dovrebbe essere sufficiente. Proviamo. Quindi cartella, Pokéball, giusto? Pokéball. È spawnato un leggendario qua vicino. Molto bene. Vediamo Quello se lì lo fondo è. catturo. No, è qua davanti il leggendario. No, si è Prova a liberato. catturarlo con una Pokéball. Si è liberato. Ma è un leggendario piccolissimo. Però mi ha attaccato a livello 70. Livello 70, come fai a vincere? E infatti provo a catturarlo con una Pokéball. Se non lo catturo, ci rinuncio. Che tanto con la Pokéball non penso di riuscire. Hai fatto. Hai catturato? Ah, sono paralizzato, no? Sono paralizzato, però... Mi sta attaccando lui adesso. Continua a tirare i Pokéball, anche se sei paralizzato puoi. Sì? Ma se uso... Aspetta, se uso un Ultra Ball? È un po' esagerato per il Pikachu. Sì, e anche perché la regola, te la ricordi? No. Che le Mega Ball le possiamo usare solamente se un tuo Pokémon è di livello 20 e Ok, e mi sta le ammazzando Ultra però. Ball da livello 40 o anche 30. Gli do, aspetta, una cura Curati il Charmander. con la pozione, dovrebbe essere sufficiente. Comunque, la battaglia del secolo. Non ho sbagliato a dare questa descrizione. No, però pensavo di metterci di meno, ovviamente. L'evasione di Pikachu aumenta. Attendere, Ti serve. prego, graffio. Ma sono ancora Paralizzato, paralizzata. sì. E come faccio? Cambio Pokémon a sto punto. No, no, me l'ha fatta usare. Non sono più paralizzata. Dai, dai, No, voglio sei ancora catturare. paralizzato, però. No, me l'ha fatto fare però. E a volte te lo fa fare, a volte no. Ah, ok. 1, 2, 3. Catturato. Peso, yeah! Adesso Patrizio. devo ricordarmi di Che mettere mi Fenite attacca? all'inizio. Togekiss.
Toge Demaru. Hai un Toghi altro Demaru. elettrico? Toghi Demaru. Non mi ricordo. Livello 16, Sì, tra è un altro l'altro. elettrico. È un Sì, altro elettrico. elettrococcola, direi proprio di sì. Devo mettere Super venipede come Pokémon. efficace, wow, bracciere super efficace, bravissimo. C'è un Pokémon qua molto interessante. È un boss epico mega evoluto. Quindi se lo ammazzo mi dà la sua pietra mega evolutiva. Cioè, c'è il 95% che me lo dia. Però è il livello tipo 45, neanche troppo. Poison Sting. Mi ha one-shotato. Con una mossa non molto efficace. Allora, devo decidere se... Sì, no, gli do una cura, una pozione. A Charmander, sì. Non ha mosse non di attacco. Ha tutte mosse d'attacco. Dai, Togedemaru, che adesso ti uccido. Livello 16 contro livello 13. No, mi ha ucciso il Charmander. No, dai. Non pensavo che ce la facesse. Pachirisu, tocca a te. Vediamo se ce la fai. Non Vai, penso proprio. cavia. Non penso proprio che tu ce la possa fare. Io Pachirisu lo Infatti. userei come primo Pokémon per vedere tipo le mosse che ha l'avversario. E invece penso che... Ah! Però non ha... Non mi ha fatto molto danno. Aspetta, ok. Ma no, pensavo peggio. Cioè, livello 16 contro livello 8 pensavo che mi avesse... Cioè, che mi avrebbe ucciso all'istante. E invece forse resiste. Dipende dalle mosse che ti ha fatto. Spine ferrate sta usando. Spine ferrate praticamente quando cambi Pokémon ti fa danno. Ah, ok. Quando cambio io Pokémon? Sì. Vedo solo questo. Attacco L'ho rapido. avvelenato. Dai, manca l'8%. Un attacco rapido lo fai, no? Speravo di averlo già fatto l'attacco rapido. Ho Comunque, 6. l'oggetto di cui ti parlavo prima è qui, nel negozio in questa città. Vendono. 6, no, vabbè, 2% alla volta li tolgo, adesso sono morto anche con questo. Vendono i revitalizzanti. Ho bisogno di pozioni perché mi sa che l'ho finite. Io Infatti ne ho il sei. Pachirisu è morto. C'ho 6 pozioni, 2 revitalizzanti e un revitalizzante max. Dove le prese? L'ho comprata nel negozio. Ci sono pozioni, super pozioni e iper pozioni. Super pozione, vai, super pozione, vediamo se ce la facciamo vincere con questo. Appena hai finito la battaglia, magari dormi. Sì. Avvisami che dormo anche io. Azione. Dai, uccidilo per favore. No, mi ha ucciso lui. Niente. Ho perso totalmente. Nico, arriverai al villaggio e concludo la puntata perché è tardi. Siamo già al villaggio. Sì, ma ci arrivo davvero, intendo. Ah, non sei ancora arrivato? No. Ma come Pikachu è ancora vivo? Ma da quando? Potevo usarlo prima, allora. Ah no, Forse perché ho sei arrivato. dormito! Perché ho dormito, che è deficiente, ecco perché. È sempre quello di prima, Togedemaru. Vuoi la rivincita? Anzi, io voglio la rivincita. Doppio team cosa fa? Stato, questo è stato, fascino, tono shock. Tono shock. Ha trovato un minerale abbastanza decente. Che minerale è? È una Non gli Leafstone. fa niente l'elettrico. Sarà che elettrico anche lui? Sicuramente. Cambiamo Pokémon. Quale Pokémon? Pikachu contro il Togedemaru di prima. Togedemaru sì, è elettrico. Elettrico con elettrico vince, cioè sono pari praticamente. Vince nessuno. Invece Charmander dovrebbe avere più successo.
Però me l'ha paralizzato. Vediamo con braciere se succede qualcosa di interessante. Beh, qualcosina gli ho tolto. 50%. Riproviamo un'altra volta. E Togedemaru però ha delle quelli sberloni che... Sì, perché è un Pokémon senza evoluzioni, quindi ha... Ah, è forte subito, tipo. Sì. I Pokémon senza evoluzioni all'inizio sono molto buoni perché hanno già delle stat decenti. Mi ha ucciso il Charmander. Me gli metto il Pachiriso, che magari me lo fa aumentare di livello. Anche qua io ci posso andare contro un Togedemaru. Che livello è? È un 17? 16 No. questo. Il mio è 17. Vado prima con Poison Tail. No, questo non gli fa proprio niente. Cambiamo Pokémon. Il veleno non gli fa effetto. Ma ha fatto un critico pure. E la mia... Ok, le mie mosse non hanno effetto contro di lui. Ma neanche le Come? mie tante. Intanto. Non mi ha neanche fatto scappare. Facciamo... Ma sì, ma io Non mi fa continuo con scappare. questo. Due alla volta. Ce la faremo stavolta. Sono scappato. Sì. Sì, il primo me l'ha ucciso e mi stavo uccidendo anche Froakie. Però lui mi attacca due volte, io lo attacco una volta sola, non vale così. Mi Sì. fa spine ferrate e mi fa anche un'altra, mi fa elettrococcola. E invece a me Quindi mi permette di torno. fare un... Sì, e invece a me mi permette di fare un solo attacco. No, devo cambiare Pokémon perché questo è quasi morto. Vediamo Ma comunque PJ. c'è una cassa nel centro Pokémon. Se vuoi buttare la roba che non ti serve, la butti lì. Buttarla proprio nel senso di buttarla via. E Sì. vabbè, ma il Volevi PJ una me l'ha cassa dove ucciso buttare subito. la roba? Volevi una cassa? C'è un raid in centro città. Riparo col Vuoi Pikachu, ma mi sa che mi uccide. fare Andiamo che c'è con un raid in centro città? stato speciale, stato. Cioè non c'è un... Però il Pikachu non ha delle mosse fantastiche, Boh, che di me. eh. Oh, l'ho ucciso! Bravo Pikachu! Bravo Pikachu, te lo sei meritato. 347 punti di esperienza, te li sei meritati tutti. Quindi Cos'è? il Testa raid... d'alluminio, prendi. Va bene, Nico, per questa puntata mi fermerei qui. Adesso le prossime mosse saranno, direi, alleniamo i Pokémon, li facciamo aumentare un po' di livello e poi andiamo alla palestra e proviamo a vincere appunto la battaglia con questa palestra, giusto? Sì, è Ok. una delle uniche opzioni che abbiamo. Cioè, il gioco funziona così, giusto? Non è che lo scegliamo noi. Per andare avanti nel gioco bisogna fare così, è corretto? Sì. Ok, va bene. Allora, alleneremo i Pokémon per battere questa palestra che è di tipo erba. Erba, sì. Va bene, perfetto. Ragazzi, alla prossima puntata. Grazie per il like, grazie per i commenti e alla prossima puntata. Baci.